Ragazzi, il generale lì lo trovate da GTA Motori. Farò una settimana di vlog su GTA Motori dove proverò tante altre auto meravigliose. Quindi voi intanto seguite il profilo di Instagram GTA Motori. Daisy, se non erro, la cugina figa di Boy Luke. 1969 Dodge Charger, bentornati su Officina del Pilota. Questo è il mio primo vlog. Mai e poi mai ho avuto l'occasione qui in Italia di vedere un Dodge Charger. Figuriamoci se avessi mai potuto pensare di guidarla. In ogni caso, dopo aver girato il video della Delta Integrale, quella famosa che era stata rubata, vi lascio una scheda qui in alto, ho parlato con il proprietario del salone, il quale mi ha detto testuali parole: quale vuoi guidare? Te le faccio guidare, facciamo più video, le provi tutte. Ho detto ok, senza dubbio. E ho visto che il generale lì era parcheggiato di fuori e ho detto cominciamo da questa. Gli è venuto da ridere perché mi ha detto, ovviamente, stai attento Matteo, perché questa è un automatico a tre marce e la prima e la seconda, appena dai gas, te la dai in faccia. Quindi ti consiglio di partire dalla terza. Ed è esattamente quello che ho fatto. Questo è quello che è successo una volta infilata la terza, dando gas. Quando curvi Magi di seconda, vediamo che dice. Basta semplicemente aprire Wikipedia e c'è una bella Dodge Charger RT in versione generale lì, che era quella che appariva nella serie di Hazard, ve la ricordate, anni 80, quelli un po' più grandi, sì. Leggiamo, la Dodge Charger RT del 1969 è forse la versione più famosa grazie anche al film e telefilm anni 80, in cui era presente una Dodge Charger color arancio e una bandiera sudista sul tetto chiamata General Lee. Questa non era altro che una delle versioni più sportive della gamma, come indicato dalla sigla RT, che stava a significare Road Track. Le motorizzazioni erano 440 Magnum 7200 centimetri cubici alimentato con un carburatore quadricorpo Carter, potenza di 375 cavalli a 4800 giri, coppia motrice massima di 510 Nm, 52 kg coppia. La modifica più diffusa per il motore 440 Magnum era quella denominata Six Pack, che consisteva nell'aumentare il rapporto di compressione del motore e nella sostituzione del carburatore di serie con tre carburatori doppio corpo tipo Holley. La potenza del motore veniva incrementata a circa 390 cavalli. 1969. My coyons. La trasmissione poteva essere automatica a tre rapporti, che è quella che ho guidato io, oppure manuale a quattro marce più RM. La manuale quattro marce, secondo me era tanta roba, però anche questo, dai, devo dire, mi sono divertito. Oltre alle due versioni di serie esisteva un'altra versione, la RT500. La linea della Charger è molto accattivante, lo possiamo vedere con i nostri occhi, riprendendo i canoni stilistici delle muscle car, le auto americane muscolose, che da noi europei non sono tanto amate, perché a noi ci piace la Lotus, capito? La Elise, pochi chili, rapporto peso-potenza ottimale, baricentro basso, ci piacciono le auto.
L'auto si trovava ancora in molti esemplari ed è molto ricercata dagli appassionati di questo genere di vetture. Te credo, perché a parte che vabbè è mastodontica, è una figata, è bellissimo il colore, poi ti sembra veramente di stare dentro la serie di Hazard. Però poi quando la guidi, arriva anche te, quando la guidi quel sound della Madonna, quell'accelerazione che fa tutto, va di traverso sta macchina, raga, va di traverso, è proprio bella per quello. È piaciuto, mi sono divertito. Ah, mi sono sbarbato nel frattempo, come potete vedere mi sento molto più giovane così. Questo vlog finisce qui, noi ci vediamo nel vlog di domani. Un caro carissimo saluto. Ah, ragazzi, venitemi a trovare su Instagram, iscrivetevi al canale e se doveste mai avere l'opportunità di guidare un Dodge Charger in Italia, che ce ne sono pochi, mi raccomando, coglietela. E grazie al cazzo, a te. Certo, vabbè, ciao.